maestro. Sì. Buonasera a tutti. Daniela Morassi! La regina avrebbe detto non si urla, come ha detto a Berlusconi. Ma io vi dico sinceramente, io da 3 anni, 4 anni, non scrivo più di migranti, che pure sono stati una parte della mia vita, non la mia vita di giornalista, non ne frega niente a nessuno, della mia vita. Perché non abbiamo più il diritto di raccontarli, l'abbiamo perso. Solo i migranti possono raccontare se stessi. Non ho più il diritto di raccontarli, perché li ho respinti. Noi, il mio mondo, il mondo in cui appartengo io, li ha respinti. Cambia il modo di pensare, cambia tutto in questo mondo. Nel migliore dei casi, ucraino ha acquistato un significato aderente a una specie di religione universale, senza speranze nel paradiso e senza speranze nel passato, convinta della sua transitorietà in attesa dell'avvento di altri uomini domani. Cambia la pietra preziosa, mano a mano il suo brillante, cambia il nido l'uccellino e sentire di un amante. Io voglio molto bene alle parole, sono innamorato delle parole, e perciò tu dai la possibilità di mettercene in tasca tante, e per questo ti ringrazio e credo ti ringraziamo, perché siamo qui proprio per mangiarci le parole, prendercele, portarcele in tasca. Noi lavoriamo con la fantasia e voi lavorate con la cruda realtà, a volte anche noi ci mischiamo e facciamo anche noi cruda realtà, però io ho la sensazione di commuovermi a volte e di sentire persone commosse insieme a me, ma è come se non riuscissimo a dare una partecipazione grande alla pietà o alla commozione, come se restasse nella propria casa, non riuscissimo a collettivizzare, a connettere sentimentalmente, come diceva Gramsci, questo fatto, a metterci in una connessione sentimentale. Quindi penso che le persone in realtà lo provano, ma non c'è sponda a volte dall'altra parte, è come se non trovassimo più una piazza che ci riunisce. Posso vedere le bombe cadere in diretta, i soldati muoversi verso le linee del fronte. Posso vedere i droni sulla gente in fuga tra le distese ocra del nord dell'Iraq. Ma quando la telecamera stringe sulle storie, anche la guerra diventa uno stereotipo. L'idea della guerra, noi, anche noi cronisti, che la guerra sia un catalogo di storie da obitorio. In verità no, cioè la guerra è raccontata da chi è sopravvissuto e quindi in realtà è un grande racconto di vita, di chi si aggrappa alla vita, così è il racconto dei cambiamenti climatici, così è il racconto, tanto è il racconto dei flussi migratori, di chi si aggrappa a qualsiasi cosa pur di varcare una soglia, di varcare una frontiera. Ma raccontare un corpo in mare è più semplice che raccontare le ragioni per cui quel corpo è finito in mare, invece che arrivare in un luogo sicuro in un'altra maniera. Però non cambia il mio amore, se distante mi sorprende il ricordo ed il dolore de mi pueblo e de mi gente. Aspettavamo il via libera per saltare di là, inseguiti dalla gendarmerie turca con i cani che ci abbaiavano, sparavano in aria, eccetera. Noi vedevamo questi curdi che con tutta la calma del mondo
facevano striscioline dei pezzi di vecchio divano. E dice, chissà che ci fanno queste striscioline. Quelle striscioline sarebbero diventate le manette e le bende per i prigionieri con cui noi entravamo, sembravamo prendi i soldi e scappa proprio. Noi correvamo inseguiti dai turchi e sti prigionieri se li portavano quasi, quasi a braccetto. Ma perché non mi guarda quando mi risponde? Non mi è permesso parlare alle donne. Eccola, la nuova Pax talebana scesa su Kabul come un'ombra di tenebra. Però non cambia il mio amore, se distante mi sorprende il ricordo ed il dolore de mi pueblo e de mi gente. Vi faccio vedere cosa ho trovato a Culiacán, che è la capitale dello stato del Sinaloa in Messico. Quel pupazzetto è il pupazzetto del Chapo Guzmán, un altro dei grandi narcotrafficanti messicani. C'erano decine di questi pupazzetti che venivano venduti. È un po' come se in Sicilia trovassimo, o in Calabria trovassimo, una statuina di Totò Riina, no? Il parallelo credo sia esattamente lo stesso. Io penso che la vocazione l'ho sentita molto forte una notte sotto un grande albero, quando mi hanno obbligato con una pistola in mano a fare la guardia. Mi hanno detto che se arrivavano le forze dell'ordine dovevo sparare e andare a avvisare loro che stava arrivando l'esercito che fa il controllo in quella zona. Io quella sera da mezzanotte alle 3 di notte penso che non avevo pregato e non ho mai pregato con tanta devozione come quella notte in mezzo a quella foresta. Però non cambia il mio amore, se distante mi sorprende. La più alta densità di presenza di 'ndrangheta in Italia c'è in Lombardia. La più grande presenza di 'ndrangheta in Europa è la Germania. Perché le mafie tendono ad andare sempre nei posti più ricchi per 2 ordini di motivi. Uno, perché è più facile mimetizzare la ricchezza, nascondere la ricchezza. Due, e la redditività di quello che si va ad investire è maggiore. Devastano i boschi sacri delle comunità indigene e devastano i boschi dove le farfalle non potranno più riprodursi. Insomma, le storie sono tante, ce n'è una che il dottore Cattari conosce bene anche in Italia, di un uomo molto per bene che si chiamava Domenico Luppino, che è stato sindaco di Sinopoli e che ha subito nel corso della sua storia oltre 300 attentati. Aveva olive secolari e l'andrangheta regolarmente glieli bruciava. Quest'uomo ha resistito alla violenza dell'andrangheta, ma è stato ucciso, e qui anche qui la responsabilità è sempre della mafia, è stato ucciso da un tumore. Tem muita coisa Google sobre la lotta del nostro povo. Territorio è minacciato dalle grandi multinazionali di tagliatori di legna, di attività minerarie, di allevatori, di agricoltori di soia. E è per questo che veniamo minacciati dalle grandi multinazionali che vogliono appropriarsi della nostra terra. E grazie per ascoltarmi. Molto obrigado, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, belo trabalho. Obrigado, Valerio. Per noi è importante illuminare parti del mondo che troppo spesso vengono nascoste dall'informazione italiana e che non riescono, diciamo, non si riesce a capire quindi la complessità del mondo che ci circonda. Però non cambia il mio amore, se distante mi sorprende il ricordo ed il dolore de mi pueblo e de mi gente. E quel che è cambiato ieri. Make news non è un banale hashtag, è qualche cosa che deve essere il nostro faro, il nostro punto di riferimento per fare informazione, seguendo delle regole. Ed è importantissimo, sono importantissime delle regole. Ecco, secondo me non ce ne sono mai abbastanza. News, cioè
incontri sono quelle che io vorrei vedere, e quindi ho detto, siccome non le trovo dappertutto, sai che fo, l'organizzo. Ecco, è andata così la cosa sostanzialmente. Come cambio io da questa terra lontana. Grazie a tutti, Chiara Riondino, Stefano Cantini. Grazie a Narcotica, lo trovate su Rai Play. In bocca al lupo, buonanotte, ci vediamo il prossimo anno, Valerio Cataldi. Grazie, grazie.